Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Sephora. Questa è l'Holographic Nude, eccola qui, e immagino che visto che è completamente olografica, tra luce, ring light, softbox e le luci un po' della casa, farà un sacco di riflesso, ma cerco di farvela vedere il meno possibile da chiusa. Comunque sia, vi ricordo subito di iscrivervi al canale e di lasciarmi un commento alla fine del video. Le vostre impressioni, ma tanto vi chiederò sicuramente qualcosa. Se volete essere estratte per ricevere un premio da me, se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video e lo scoprirete. Allora, questa palettina della Sephora intanto è piccolina, davvero piccolina e perfetta anche da tenere in borsa. Dunque, comprende 6 ombretti da 1,2 grammi l'uno e il prezzo, l'ho guardato, è di 10,90 euro. Unica cosa, queste palette, come tutta la linea della Sephora Classic, non sono mai comprese nelle promozioni, almeno che una volta all'anno, almeno, o due volte all'anno, non mi ricordo, c'è lo sconto su tutta la linea della Sephora Classic, e in questo caso sono scontate, oppure con i saldi. Allora, la palette, che è magnetica, aspettate che la faccio vedere chiusa prima, che è questa. Ok, è magnetica e anche dei bei magneti e poi dopo si presenta così con gli ombretti, poi dopo qui con delle piccole istruzioni, con consigli per usare il trucco. Dunque, devo vedere come farvela vedere senza fare troppo riflesso, ma sarà davvero impossibile. Per fortuna che per farvi vedere bene gli ombretti ho fatto gli swatch dettagliati che e adesso vi mostro un attimo queste e poi vi faccio vedere lo swatch. Allora, palette con 6 ombretti, di cui abbiamo 1, 2, 3, 4 opachi e 2 olografici, fantastici. Allora, bellissima per prima cosa il nome, perché abbiamo Lunar, Aura, Nova, Meteor, Asteroid e Stellar, quindi tutto sul tema stellare degli asteroidi, proprio olografica stellare. Bello, bello il nome, bella e carina. E allora ve ne mostro prima di tutto swatch adesso e poi ve ne parlo. Swatch di tutto. Allora, come avete visto, è una palette davvero versatile. Per prima cosa, cosa devo dire? Che non sembra, ma con questa palette, da cui secondo me manca solamente lo specchio, piccolina così, voi la mettete in borsa o in valigia o dove volete e avete un trucco completo, perché davvero ci sono dei prodotti per illuminare, ci sono dei prodotti base. Ci sono prodotti per fare un trucco completo e Nova, Meteor
mischiati sono perfetti anche come polvere per le sopracciglia. Quindi davvero con questa voi potete tranquillamente andare in viaggio e avete un trucco completo da giorno e da sera. Vediamo di parlarvene più nel dettaglio. Allora, durano tutto il giorno con e senza primer. Con il primer occhi io li metto alla mattina e vado a struccare alla sera. Quindi fantastici. Per essere una palette della Sephora, davvero non è polverosa per niente. L'avete visto anche dallo swatch, ma assolutamente non è polverosa. Solo Meteor, il marroncino questo, è quello un pochino più polveroso, ma davvero pochissimo fallout. Tutte le altre non sono polverose, incredibile. Oltretutto sono belle morbide, belle pigmentate, si sfumano molto bene, si applicano facilmente e si sfumano bene senza però perdere intensità. Fantastiche. Allora, venendo un po' più nel dettaglio, abbiamo Aura, che è un colore, aspettate, vabbè che l'avete già visto nello swatch, che è base, proprio base base, ed è perfetto come colore che io applico su tutto l'occhio prima del trucco. Poi Nova e Meteor sono due marroncini, questo è Nova e questo è Meteor, sono due marroncini, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro, tutti e due opachi, che sono perfetti in tutta la palpebra ed è per dare colore. L'avete già visto, ma finché sono qui. Poi, Asteroid o Asteroid è un marrone opaco più scuro, non è nero, è un marrone opaco che io trovo perfetto per dare intensità. Si sfumano benissimo, sembrano quasi burrosi, cioè guardate, ecco. E poi veniamo alle chicche, perché ci sono i due illuminanti che sono Lunar e Stellar, uno più sul tono del rosa e uno con un sottotono blu, bellissimi, molto belli, uno più discreto, quindi Lunar è un pochino più discreto, mentre Stellar è stellare, quindi potete decidere da giorno o da sera. Perfetti, aspettate, questo è Lunar. Che bello, è perfetto come punto lucente dell'occhio, l'arco sopraccigliare o come illuminante, proprio perfetto. Mentre poi, aspettate che pulisco, abbiamo Stellar che è un pochino meno discreto. Aspettate, perché se qui ho messo Lunar, voglio mettere Stellar. Lunar ha un sottotono con dei riflessi blu, Stellar con dei riflessi rosa. Si vede un po' di più, si nota di più, però anche questo per un trucco un pochino più appariscente e poi potete sfumarlo, perché io non l'ho sfumato, ma se lo sfumate è un pochino meno acceso. Punto luce, illuminante, perfetto. Io di questa palette, sinceramente, mi sono innamorata. Avete visto anche voi che sono burrosi, non fanno fallout, perché guardate, prendendoli con le dita non si è sporcata più di tanto. La pigmentazione direi che è da paura, ed è proprio da paura. Credo che per adesso sia la palette di Sephora che più mi ha colpito e soprattutto che è la più riuscita. Ne ho provate tante, mi piacciono tantissimo perché per questo prezzo ci sono degli ombretti molto validi, molto grandi e poi la palette è davvero compatta, quindi la potete portare anche in giro o nella borsa per i ritocchi durante la giornata. Ecco, l'unica cosa che davvero manca è uno specchio. Ci mancherebbe uno specchietto, però capisco che è davvero piccina e poi anche solo truccarsi in treno, non usiamo la palette, useremo uno specchio. Treno, in macchina, in viaggio. Come ho già detto, questa palette secondo me è adatta davvero da portarsi in viaggio perché c'è tutto. C'è l'ombretto, c'è l'illuminante ed ci sono vari toni per fare un trucco ed è più nude oppure più vistoso. Ci sono le polveri per fare le sopracciglia. C'è tutto e avete questo spazio. Cioè, è anche leggera. Oltretutto, la confezione con questo cartone fa in modo che sia bella riparata dagli urti anche, che dire, è la palette della Sephora più
più riuscita che io assolutamente vi straconsiglio. Io non sono una grandissima amante degli illuminanti, infatti si vede che anche adesso non ho più di tanto illuminante, ma questi io li ho amati. Beh, bellissima, bellissima e ve la straconsiglio perché è davvero da provare e da avere. Adesso qui sotto nei commenti tocca a voi, voglio sapere se vi è piaciuta, se l'avete provata, se vi incuriosisce ed è. Spero sia stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!